Eccomi qui di nuovo, buonasera e bentornati in questo nuovo vlog. Eh sì, perché staremo per qualche giorno insieme e io ne sono tanto felice, spero anche voi. È giovedì sera e prima di cenare, anche perché manca ancora un bel po' di tempo per cenare, vorrei preparare una ciambella con voi e spero che uscirà buona. Spero che sarà buona anche per voi, così potrete, se volete, ricrearla, anche perché di sicuro è molto veloce e facile. Prima di dirigerci in cucina per preparare la ciambellina, vi dico che oltre a farvi vedere il procedimento, ovviamente, vi scriverò anche gli ingredienti e le dosi, così da essere precisa e se volete, ripeto, potete ricrearla se vi piacerà. Andiamo! Buongiorno, questa mattina ci vediamo direttamente in cucina per fare colazione. Oggi un caffè e poi in questa carta stupenda vi faccio vedere cosa abbiamo. Comunque, buona colazione. Questa, cioè una treccina al pistacchio. La mia mamma è andata al lavoro presto e mi ha portato questa. Buona colazione ancora, a dopo. Ragazze, eccomi, finalmente ci vediamo, buon venerdì. Io sto per uscire, per questo mi vedete tutta sistemata e preparata, perché devo andare a fare la spesa, mia mamma non può che è al lavoro, quindi ci vado io. E oggi, dato che appunto è venerdì, qui a Padula, nel nostro paese, c'è il mercato settimanale. Quindi, anche se il tempo non è dei migliori, voglio proprio vedere se c'è qualche bancarella. Purtroppo, quando ero piccola, il mercato settimanale qui a Padula era davvero bellissimo, pieno di bancarelle, poi man mano è sempre più diminuito. Però voglio vedere proprio se c'è qualcosa, anche perché a questo mercato non ci vado da molto, molto tempo. E io sono cresciuta al mercato. Ogni estate, ogni venerdì ero al mercato e quindi mi emoziona proprio andare al mercato perché mi ricordo, ecco, tutta la mia infanzia, adolescenza. E niente, ragazze, sono truccata in questo modo. Questi gioielli, ho messo una molletta per raccogliere i capelli e così vestita, molto semplice. Andiamo. Ragazze, io sono pronta, ecco qui tutta incappucciata perché c'è molto vento, però sono contenta di uscire anche se per poco perché ne approfitto per camminare.
Purtroppo il tempo è tutto, non so se si vede, nuvoloso, ma pieno di vento soprattutto, non so se si sente dal rumore. Andiamo. Eccomi qui, sono appena rientrata. Purtroppo, come temevo, il mercato con questo brutto tempo non si è fatto, ma non fa nulla perché sono comunque andata a fare spesa negli alimentari che c'è in piazza. Infatti, adesso vi faccio vedere ciò che ho comprato, giusto quattro cose messe in croce che appunto mancavano nella dispensa e che mamma mi ha detto di comprare. Ora vi faccio vedere. Lo scontrino in tutto ho speso 10,35 euro e vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, come prima cosa questo radicchio speck che adoro e costa 2 euro. Poi burro centrale del latte 1,25 grammi 1,70 euro. Poi Philadelphia 80 grammi per 2, questo 2,30 e poi in ultimo ho acquistato la Nutella che era finita appunto 4,35 euro per 450 grammi. E ragazzi, io adesso metto a posto queste quattro co cose e poi inizio a mettere la tavola e a cucinare perché comunque sono le 12 e un quarto già, come potete notare. E niente ragazzi, ovviamente ci vediamo sicuramente dopo. Comunque non vi stupite se i prezzi di queste cose che ho comprato sono molto alti, ma ovviamente qui sopra, dove abito io, sopra Padula, ci sono soltanto negozietti piccoli che hanno purtroppo soltanto questi prezzi. Sono le 8:10 di sera e sono in cucina. Ci vediamo direttamente qui dopo appunto le pulizie alla cucina di oggi pomeriggio perché sto cucinando. Sì, mi sto preparando i panini. Sì, questi qui per hot dog. E infatti qui sto facendo i miei wurstel che metterò all'interno del panino insieme a questa lattughino. E insieme ad un po' di maionese. Comunque i panini sono questi. Noi li prendiamo all'Eurospin. Credo che ne farò due, infatti. Non so se tutti e due con gli stessi ingredienti oppure cambierò. Dopo vi farò vedere. E niente, di là ho messo anche la tavola e ci vediamo dopo. Grazie, eccomi qui a cena e buon appetito a tutte quelle che ceneranno con me. E sì, perché sto per fare un mukbang insieme a voi. Perché sono sola qui a casa questa sera a cenare, perché mia mamma ancora deve rientrare da lavoro e mio padre è andato a fare una visita di salute. Quindi ecco, ancora non ritornerà. E siccome io avevo fame, ho cenato prima. Ecco qui mi ho cenato, perdonatemi, ho pensato di cucinare prima. Ecco qui i miei panini con Bruster, maionese e lattuga, alla fine e un po' d'olio. Alla fine, ragazze, li ho fatti tutti e due uguali, scusate. Vi faccio vedere come sono. Ok, buon appetito a noi.
sono davvero molto buoni. E tra l'altro, ragazze, io questi non li mangiavo davvero da molto tempo, come anche i Wurstel, quindi sono davvero ancora più graditi. Comunque, niente, ragazze, io. Volevo chiedervi come state, perché? Perché io sto, diciamo, bene, nel senso che è di sicuro un periodo dove sono ferma nella mia vita, perché lo sapete, sono in post-operazione qui a casa dei miei, quindi più di altro purtroppo non posso fare. Ferma come se si fosse fermata un po' la vita, come se fossi davvero ferma, senza far nulla, perché comunque il post-operazione implica a non dover lavorare almeno per un tot di tempo, stare a riposo, stare a casa, non frequentare magari nessuno, non far sforzi. Quindi davvero è molto difficile, quindi dico. È un po' pesante come situazione, infatti. Oltre, ovviamente, alle persone amiccare, giustamente ciò che mi aiuta un po' a far passare queste giornate e non so, sentirmi lo stesso viva. Anche se, ripeto, non faccio davvero nulla, siete voi, perché davvero mi sta tantissimo piacendo fare video. Quindi spero questo vi faccia piacere, perché mi fate davvero tanto, tanto, tanto compagnia. Comunque adesso, se volete, in breve vi racconto, forse perché non ne ho mai affrontato così tanto l'argomento, non ne ho mai parlato così tanto, vi racconto come ho scoperto il fibroma all'utero. Allora, ragazzi, io ho iniziato a star male da luglio, ma tutti pensavano, tutti, cioè i medici, il medico di base soprattutto, pensava fosse una colite. Infatti, per questo non potevo mangiare determinate cose, proprio perché pensavano fosse dovuto dal colon. Quindi diciamo che ho iniziato a curarmi per il colon, fino ad arrivare a dicembre, perché nonostante io appunto avessi curato questo colon, non ricevevo nessun effetto, proprio perché non avevo problemi legati al colon. E quindi comunque da luglio a dicembre sto sempre più male. I dolori vanno e vengono, quindi prima mi fanno pensare che magari, non so, ho seguito la cura correttamente per la colite e quindi sto bene. Poi penso che magari ho esagerato nel cibo e quindi è ritornato il dolore. Però a dicembre non ce la faccio più, grazie a mia mamma, che mi convince. Salgo qui nel mio paese e vengo a fare un'ecografia all'addome. Spero si dica così. Sì, bene. Ovviamente io sono andata per la colite, quindi per il colon. Anche se avere la colite mi facesse stare molto male e mi faceva preoccupare, perché io davvero ero arrivata a non mangiare nulla. Ero magrissima, mangiavo solo carne. Però non pensavo mai mi dicessero di avere un fibroma. Infatti l'ho scoperto proprio. Perché il dottore che mi fa questa visita mi dice: guarda, al colon non hai nulla, almeno così non si vede, magari facciamo una colonoscopia e lo vediamo meglio, ma io vedo qualcosa di strano qui all'utero. Prima di tutto, l'utero è molto grande, e poi credo tu abbia due fibromi o uno molto grande, però non sono un ginecologo, quindi
devi parlare con chi ne sa più di me. Io, ragazzi, sono andata nel panico e infatti, allora, sono una persona ansiosa che si spaventa di ogni cosa. Ho iniziato ad avere i battiti a mille e avevo una voglia di piangere, di andare da mia mamma. Infatti dico nella paura, ma scusate, che cos'è? E mi racconta che si chiama fibroma, insomma, un tumore benigno. E che può essere anche curato, quindi non toglierlo, ma nei maggiori casi si toglie. Se è grande, perché mi dice, io lo vedo anche molto grande. Vado via di là scioccata, ovviamente, le prime persone che chiamo, a cui lo dico, scusate, sono il mio ragazzo, mia mamma, e davvero loro mi hanno dato tantissima forza in questo percorso, tanta, 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 a loro due. E cosa succede dopo? Capisco perché io da luglio a dicembre avevo alcuni sintomi strani che collegavano alla colite, ma non lo era. Non era colite. Perché? Una sola volta al lavoro ho avuto una piccolissima perdita, ragazze, davvero neanche si vedeva moltissimo. E lì ho avuto molta paura, però. Ecco, una perdita non viene soltanto perché magari c'è un fibroma, ma anche magari per altre cose. E poi avevo altri sintomi, ovvero gli altri sintomi erano, ragazze, la stanchezza, il fatto che nelle analisi io avessi un po' di ferro basso, anche la perdita di peso. E molti dolori, ovviamente. Quindi, ovviamente sia ai fianchi, quindi all'addome, anche all'intestino, ma ovviamente anche all'utero. E quindi soltanto dopo che mi è stato spiegato, soprattutto anche da un ginecologo, ho capito davvero a cosa erano collegati quei sintomi. Ho scoperto, ragazze, e i sintomi soprattutto, però ovviamente ad oggi va tutto bene, ho superato anche questo momento, anche se non è stato facile, ma ce l'ho fatta, anzi non credevo di avere così tanta forza, ve lo giuro, anche perché molto spesso mi butto giù e non va fatto, e non fatelo nemmeno voi. E niente, ad oggi tutto ok, quindi però aspetto soltanto la visita di controllo del ginecologo e l'esame istologico, spero che vadano bene. Comunque, dopo 2 mesi qui a casa dei miei, ovviamente ritornare poi nel mio paese attuale, diciamo, credo non sarà subito facilissimo, soprattutto iniziare la routine che avevo prima, perché qui ovviamente è normale, mi sono molto molto rilassata, però vi dico, non vedo l'ora perché a parte che posso rivedere il mio ragazzo dopo tanto tempo, ma a parte queste ragazze, mi manca comunque la vita frenetica che avevo prima, insomma, alla quale ormai ero davvero abituata. Comunque, ragazze, mi è rimasto soltanto questo pezzettino. Chiacchierando insieme li ho divorati, anche perché erano davvero molto buoni. Molto semplici, ma davvero buoni. Qui c'è un vento, ragazzi, ragazze, scusate, impressionante. Ok, ragazze, io ho finito di mangiare i miei panini, grazie per la compagnia e comunque ci tenevo a dirvi prima che tra i sintomi c'era anche il fatto che il ciclo, ecco, non fosse più regolare da qualche mese. Comunque, allora, vi mando un bacio e ci vediamo dopo. Questa sera ho tanta tanta voglia di dolce, quindi sapete cosa ho fatto?
Mentre faccio compagnia ai miei genitori che cenano, io ho fatto una piccola tazza di latte. Si è attaccato anche il fagioletto vaiolo, scusate. E assaggerò insieme a questo latte questi, che mi ha regalato mia zia in realtà, i crispy con crema di baci perugina, limited edition. Vediamo come sono. Comunque la cosa più bella è questa frase, ragazze, sulla confezione che non si vedrà mai, ma ve la leggo. Le emozioni più belle sono quelle che non sai come spiegare. Scusate i rumori. Comunque, vediamo come sono questi biscotti. Allora, ovviamente si presentano uguali, ovviamente, ai crispy, anche perché soltanto l'interno cambia. Vediamo. Vediamo come sono. Comunque, ragazze, dopo averli assaggiati, vi dico che secondo me sono molto molto più buoni i crispy originali. Questi con la crema di baci perugina, scusate, a me non è piaciuta granché, però ovviamente sono gusti personali. Comunque io finisco il mio latte, guardo un po' di TV e poi vado a letto. Buonanotte, grazie per questa compagnia di questi giorni. Un bacione enorme.